girando da mesi nei quartieri. Botta e risposta a distanza tra Vincenzo De Luca e Stefano Caldoro. Primo round a Città della Scienza, qui al Professional Day, 400 tra architetti, ingegneri, geometri e tecnici hanno ascoltato le proposte per le loro categorie, prima dal governatore uscente e 2 ore dopo dall'ex sindaco di Salerno. Obbligatoria una domanda sugli impresentabili. Caldoro ribatte al suo sfidante. Per De Luca sono impresentabile? Domanda il governatore. Per Renzi sono un presidente serio. È De Luca che sta avvelenando il clima della campagna elettorale. Voglio dargli un consiglio, continua Caldoro. Stai sereno. A stretto giro la risposta dell'ex sindaco di Salerno, che prima promette una sburocratizzazione per i lavori pubblici, anche a costo di ricevere avvisi di garanzia. Poi, a chi gli fa notare che il premier Renzi ha espresso apprezzamenti per il suo sfidante, risponde sarcastico: "Non è così, andate a rivedere bene l'intervista a Matteo". Ma la sfida è solo al primo round della giornata. In serata, infatti, i candidati alla regione sono attesi a Roma per un confronto su una TV nazionale. De Luca da forfè all'ultimo minuto. Impegni personali, twitta. Poi, sempre attraverso i social, fa sapere: meglio vedere la partita. Subito risponde Caldoro: il dibattito era previsto dopo la partita e poi non giocava il Napoli. Insomma, animi accesi e certo che non sono destinati a calmarsi fino al 31 maggio. Essere qua, felice che io sono